Bella a tutti al Team Gamers, siamo qui oggi con un nuovo episodio del nostro Pokémon Platino Randomized Nuzlocke. Ci troviamo dopo, anche oggi, dopo lo sfortunato episodio dell'ultima volta. Che porca miseria, non ci voleva proprio. Ora ci troviamo in questa zona dove pullula gli allenatori e ci toccherà batterli uno a uno. Probabilmente lascerò solo i più faghi. Quello lo lascio per un motivo, è un ciccione avventuriero. Tecnicamente sotto c'era scritto Skullgirl, quindi lo devo lasciare per forza. Un Latios, mi piace Latios. Non ho allenato i Pokémon, devo ammetterlo, però ho fatto il cambio squadra come l'ultima volta e abbiamo il nostro Mawile, Flare Blitz. Non dovrebbe levare tanto, infatti. Anche il recoil, perfetto. Proviamo Meteor Smash, che è Meteor Pugno. Non vedo l'ora che si evolve Creepy e diventa Fibravo e poi Flareon. Sempre se non lo schiatta prima. 400, grandissimo Creepy. Un Seedral, non sarà mai acqua, o forse sì. Ah, lei si chiama Chloe Skullgirl. Ora, va bene tutto. Però ce lo devo lasciare per forza, dai. Un avventuriero ciccione che si chiama, che bambina, studente Chloe, che poi se vi ricordate sono quelle piccoline. Lo lascio per forza. Grandissima come lotta. Un bel Sidra come secondo, un Venusaur come terzo che ci darà molto exp, e come primo non mi ricordo, e Latios come primo. Grandissimo, questa lotta è molto avvincente. Mi piace quando il gioco mi fa capire che esiste e non è molto, e non è facile anche se io ho allenato i Pokémon. Perché poi Creepy sarà anche al 25, ma può morire tranquillamente visto che è una prima evoluzione. Le sue statistiche non sono molto power. Basta un attacco fatto bene e levi tanto. 26 per Creepy, che non aumenta di niente. Intanto, eccola, studente Chloe, guarda, tutta bella barbuta. Mi sono rifornito di Pokéball nel caso andiamo in una nuova zona, perché non mi ricordo se ci andiamo o meno. Dove sei? Potrei evitarti? No, non ti avevo. Mi evitava lei, una certa. Che schifo, i poveri. Ghost Rider, Leo. Già che è Leo, c'ha già la sorpresa. E non credo sia il Pokémon la sorpresa. Intanto noi spammiamo Dragon Breath perché sta stabbato e fa malissimo. E anche quel cubone ci saluta. Ciao cubone. Cioè, Ghost Rider Leo. C'è sicuramente una sorpresa. Dove sei? Sherry. Nice to meet you. Hai paura di andare da solo? Ok, devo accompagnarti. Mi fa piacere. Va bene, Sherry. Ma una notte in doppio. La lascio solo perché è in doppio. Ok. Sempre se non abbiate Pokémon schifidi. Perché in quel caso no. Oh, Madonna Santissima! Kyogre al 16! Cosa? Kyogre Charizard. Cos'è tutta sta cattiveria? Kyogre diminuisce l'attacco? Cos'è tutta sta roba? Creepy si fa sicuramente un livello. Bene, Charizard ha fatto benissimo. Hyper Fang. Ok, non mi levi tanto, meno male. Io mi accannone su di te proprio. Meteor Smash sempre su Kyogre. Ancora? Perché ce l'hai con me? Che ho fatto di male? Come Vincent. Ma tu poi c'hai solo Aura Sphere a livello 20. Spiegami una cosa. Bravo, bravissima. Ci ne ho ucciso uno. L'hai fatto benissimo. Pure Shiny. Ma che cosa? Cos'è sta roba? Questi dovrebbero essere capo palestra, ste tipe. Sta caricando solo a raggio. A me non mi fa male solo a raggio. Quindi sto a posto, perché anche se fosse su di me è tranquilla la cosa. Oh, Madonna. Sharpen. Che cazzo è Sharpen? Che hai aumentato l'attacco. No, no.
Dig su Kyogre, anche se avrà spammato un Solar Beam addosso a me, era palese. Però non leva tanto Solar Beam perché sono di tipo drago. Sono tutti su di lui adesso. Madonna! È quasi morto! Quello Shy mi fa paura! Questo è l'allenatore più forte che mi sia mai capitato. Una lotta in dubbio. Grandissimo! Quanto mi dà di exp? Mi dà una fracca. 700. Vai su Shaymin, bellissimo. Dig su Shaymin. Ci portiamo a casa anche la morte di Shaymin, ne manca uno. Senso 177. Psylocke. Onesto. Dopo Charizard, Kyogre, Shaymin. Psylocke è onesto. Ci portiamo a casa subito lo shot. Io penso che il livello se lo fa. Non si è fatto un livello. Donna, hai preso tantissimo. Non si è fatto un livello. Questi dovrebbero essere due dei tizi col frangettone psichici. Esatto. Non solo due Pokémon. Male Duskull e Salamence perché a 17 Salamence pure Duskull da tutta sta cattiveria repressa che ci hanno oggi gli allenatori. Un cazzo Gankshot, qui non capisco perché hanno tutti con Piplup nonostante il mio sia 7 livelli più di Piplup e 10 più del loro. Potrebbero ucciderlo facile, quindi io mi preparo subito. Una mossa che dovrebbe fare tanto male. Slam, aia. Aia lo dico a prescindere. Cosa usi accumulo che magari non ce l'hai nemmeno, rilascio. Vai. Sky Attack. Speriamo schiatto. Non ha levato niente. Dura, eh? Ora Spear. Tipo. Forza Sfera è tipo troppo rotto. Sta facendo le buche per Forza Sfera. Gankshot, ancora su di te. Ce l'hanno con te, piccolo Piplup. Mi dispiace. Io direi che un Dragon Breath su Duskull lo portiamo a casa. Uccidiamo quel Duskull. Meno per fare un 2 contro 1. 350, giusti giusti per Creepy a livello 28. Non ha effetto su Salamence, Aurasphere. Aurasphere poi dovrebbe essere lotta. È morto Piplup. Ah, non potrei più usare Piplup per tutto il gioco. Vai. Meteor Smash. Uno contro uno avvincente. Grandissimo, crittato e super efficace. Grande, grandissimo. Il nostro piccolo Creepy, 800! Madonna, sta foresta mi piace tantissimo. Vai, un'altra lotta in doppia. Credo che le lascerò tutte. Solo perché c'è tipo un potenziale di Pokémon assurdi. Questi saranno addirittura 5. Se so 5 fatti bene, boh! Charizard e Gardevoir! Che cosa sta succedendo in questa randomizer? Sta diventando fatta bene finalmente. Via. Body slam subito. Cattivissimo il Piplup. Paralizzato. Io Dragon Breath sul povero Gardevoir che è quello livello. Aura Sphere. Non ho creduto perché Piplup attacca sempre a destra. A parte l'abbiamo fatto dopo prima Charizard, è super efficace. Forza Sfera. È buona come cosa. Ci piace. Pure Skelmory, ora saremo curiosi. Charizard e Skelmory 1, eh? Meteor Smash, ancora questo Body Slam su Piplup. Meteor Smash cattivo. Bellissimo, non è molto efficace. Hyper Fang di Skelmory, carino. Aurasphere lo userò ancora su Skelmory sicuramente. No, su Gardevoir. Uccidilo. Grande Piplup. Super giocata anche di Piplup.
Altri 600. Weavile. Questo si sono un po' rovinati. Però non è male. Allora, più che altro è interessante il fatto che abbiano Gardevoir, Charizard, Skarmory, Weavile. E se vanno così, vuol dire gli manca ancora un Pokémon. Che credo che sia del tizio che aveva Charizard e Skarmory. E non vorrei dire. A parte questa, non ho capito come gli si fa a curare tutti i turni. Cosa? Morto, sto 2 contro 1, non mi dire. Merda. Il mio Pokémon non può entrare. Bello. Mettiamo da casa sto come da pugno. Un altro. Speriamo che sia di quell'altro a tutti i costi. L'ultimo Pokémon, così facciamo 1 contro 1. Tutto il mio creepy sarà anche a 29. Hyperfang non è molto dannoso. Sì, è di quell'altro. Se no l'avrebbe già messo. Quindi Dragon Breath. Comunque allora, Weavile e Gardevoir contro lui che aveva Charizard, Skarmory e l'ultimo Pokémon sarà probabilmente livello tipo 15 o qualcosa del genere. Se questo è 13 sarà almeno 15-16. Non penso salga solo di un livello. Flash Cannon! Ce l'ha anche il mio coso. No, non è questo. Così. La mia Nema. Ho fatto tanto. Oh, scusa, scusa, non lo faccio più. Ma avrei tolto troppo. Tutta quell'animazione super faia per togliermi 3 HP. Poveraccio che sei. Buttiamo giù anche Skarmory. Prendiamo il loro ultimo Pokémon. Dusknoir. Bello. Bellissimo. Confusione. Confusione. No, confusione, scusa, psicoraccio. Dai, creepy. No, creepy. Non le fare più queste cose. Cambiamo Pokémon. Alakazam. Vai. Meglio mandare via Creepy perché non rischiamo. Stomp. Mossa sbagliata. Proviamo subito con Cross Chop. Perché mi fanno Poison Sting che non mi ricordo nemmeno il nome. Tra l'altro. Ma vaffanculo, che te missi? Drago Pulse. Ancora. Oh, io non so, 7 episodi, 8 episodi. Ancora non mi ricordo come si chiama quell'attacco. Vai, Drago Pulsar su un Dusknoir. Bellissimo Alakazam. 300 e 300, altri 700. Bello. Dovrei andare a curarli, però non è che mi vada più di tanto. Quindi ora vediamo se incontro qualche allenatore da qualche parte. Che sta roba. Vabbè. Me li carica ogni lotta, me li ricarica. Non ci avevo fatto caso. Sì, ho capito che ci siete altri. Ma ci siete anche voi. Vediamo se anche loro sono forti come con i loro predecessori. Ma Dragonair e Dratini sono carini. Dragonair e Beedrill, scusate, sono carini. Belli, più che altro livello 17. Devo allenarli per forza i Pokémon. Se no qui rischio che mi capitano un Pokémon forte e muoio. Judgment non è tipo giudizio. E perché credo sia tipo una mossa di Arceus? Arceus. Arceus, non ho capito ancora come si dice. Lo dico sempre Arceus, però molti Arceus. Pure Arceus non mi dispiace come suona. Vabbè, no, noi facciamo un altro Dragon Breath su Dragonair perché dovrebbe morire, perché abbiamo levato più di mezza vita, comunque mezza vita, dovrebbe arrivarci proprio a paro. Infatti è morto, infatti altri 500 per Krill. High Jump Kick, calcio in volo come possiamo notare con dei suoi bellissimi piedi, le bellissime cose della randomize. Ehi, va. Dragon Breath, poi facciamo 2 contro 1 spietatissimo. Bello, morto facile proprio. Ciao Beedrill, 500. No, il mio Meditai! Ah, oh, quale Meditai? La tizia ci ha appena abbandonato. Qui ci sta lo Shadow. Ora, vediamo se il gioco ci fa catturare qualcosa di buono.
No, sono il singolo Munchwax. Non so se essere felice. Cioè, da quello che ho visto comunque non c'erano molti Pokémon belli. Però Munchwax è interessante. Perché comunque è il primo stadio di Snorlax. Interessante. Dark Void. Immaginavo che era quella mossa. Non mi viene il nome, Vuoto Tetro se non sbaglio. Sì, perché Oscuro Tuffo fa danno, Vuoto Tetro. Topo Gigio. Nema Comeback. Go Topo Gigio. Go Topo Gigio. Bellissimo. Tu dici poi fomentato, no? Vai Topo Gigio. Bello. Force Palm. Non dovrebbe levare tanto anche i 9 livelli di differenza. Infatti paralizzato, perché ogni volta che paralizzano un Pokémon non mi piace. Perché è più efficace l'addormentamento. Left Towers, come sempre. Mi dà un po' di HP. Comunque dovrebbe essere comunque una buona formula perché recupera HP, cioè gliene levo pochi alla fine, quindi altri 4 turni credo possa resistere. Sempre se non lo catturiamo. Prima, grandissimo, abbiamo preso il nostro Munchwax, la prima evoluzione di Snorlax. E non lo so, acqua. Così inaspettato. Vogliamo dargli un soprannome? Sì, però che soprannome gli diamo a Munchwax? Fondamentalmente un ciccione, un piccolo Pokémon ciccione, essendo la forma baby, perché qui ci sono anche le forme baby di Snorlax. Snorlax l'ha chiamato Panzone, quindi questo lo chiamo baby con la I proprio, no, anzi, baby con la E proprio, baby, lo chiamo baby, no! Chiamo Sancho Panza, non lo so. No, facciamo una cosa fatta bene. Quelle piccole. Ah, ah, ah! Sancho. No! Sancho P lo chiamiamo. Gli diamo un bello spazio, la grande, e lo chiamiamo Sancho P. Perfetto. Bene ragazzi, possiamo terminare qui l'episodio. Le caratteristiche di Munchwax le vediamo nel prossimo, anche perché l'episodio è durato molto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like per supportare la serie. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete dare qualche soprannome Pokémon, anche perché ci sta Mawile, e Roselia, e Alakazam ce l'ha. Abbiamo deciso di Bracadabra con un ragazzo che ci segue. E se volete dargli dei soprannomi, ditelo. Mawile, se non glielo darà nessuno, lo chiamerò Weavile, perché quell'episodio ho sbagliato così tante volte che per ora per me è Weavile quel Pokémon. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Commentate se volete dirmi qualcosa, se magari vi fa schifo e volete darmi un'opinione, vi piace, volete che cambio format, magari volete che porto anche qualcos'altro perché sono una serie stucca. Ora giusto inizierà una nuova serie che lascio, che non vi dirò, ma veramente l'avrete già visto il primo episodio. Perché sì, perché esce di mercoledì questo, quindi vabbè, effetto sorpresa rovinato. Fatemi sapere se vi piace quella serie, commentando, sicuramente commentando sul suo video, perché lui è babbo e non lo dice. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio. Bye bye, gente!